Buongiorno, buongiorno da Onda. TG, la SNAM vada via da Sulmona a rilanciare la battaglia ai comitati cittadini per l'ambiente e l'archeoclub dopo il rinvenimento del sito archeologico in località Casepente, dove si svolgeranno gli approfondimenti, gli scavi del caso. Sentiamo nel nostro servizio. La SNAM non ha nessun diritto di distruggere, neppure di manomettere, un patrimonio culturale che è parte integrante della nostra storia, della nostra identità. A ribadirlo a gran voce sono i comitati cittadini per l'ambiente, l'archeoclub di Sulmona e Coordinamento NAB del Gas che hanno tenuto una conferenza stampa questa mattina per rilanciare la battaglia al grido di via la SNAM di Sulmona e chiedere di conseguenza scavi archeologici sull'area di Casepente per approfondire la questione. Nell'area, oltre a quello della centrale, c'è un altro sito archeologico che riguarda direttamente l'infrastruttura SNAM. Su questo secondo sito, situato dietro il cimitero di Sulmona, dovrebbero essere interrati quattro metanodotti di collegamento tra la centrale e l'impianto SNAM esistente. Di fatto quell'area è indiziata archeologicamente ed è nota già da un bel po' di tempo, insomma, già Antonio De Nino aveva detto più di 150 anni fa che lì c'era qualcosa, sicuramente c'era qualcosa. E anche in tempi più recenti, insomma, altri studiosi se ne sono occupati. Quindi adesso è arrivato il momento di verificare, aprendo almeno una porzione di questo terreno facendo un saggio e poi tutto quello che si potrà fare a seguito appunto dei primi interventi, diciamo così. Quella di Casepente era un'area di notevole importanza dal punto di vista archeologico, era ormai un fatto noto. Questo diciamo, ritrovamento per quanto riguarda l'indagine preventiva che la SNAM ha effettuato e che doveva effettuare perché rientra nelle prescrizioni del MIBAC, diciamo che aggiunge e conferma quanto noi abbiamo sempre sostenuto sin dal 2008. Noi andiamo avanti adesso in maniera ancora più serrata rispetto a prima, perché diciamo questo elemento di questo ulteriore ritrovamento archeologico è solo un tassello ulteriore rispetto a tutto quanto noi abbiamo finora evidenziato, perché no? Nel realizzare quell'impianto, l'inutilità dell'opera, l'impatto ambientale, il rischio sismico sottovalutato e quindi tutte le altre criticità che abbiamo sempre denunciato. Adesso diciamo questo ritrovamento è un valore aggiunto in più alla nostra battaglia. Ora il Covid con la variante Delta che avanza, un altro caso scoperto nella base militare di Roccaraso, sequenziamento in corso per Sulmona. Facciamo il punto nel nostro servizio. La variante Delta guadagna spazio nel centro Abruzzo, in particolare nella base militare di Roccaraso, dove sono ospiti i collaboratori afghani. Un altro caso è stato scoperto dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo con il sequenziamento dei quattro campioni positivi che aveva chiesto la ASL per accertare la tipologia di variante del virus. Dopo il caso della donna ricoverata, ne è stato accertato un altro proprio in queste ore, riguardante uno degli interpreti ospiti della struttura. È facile pensare che anche gli altri positivi scoperti nei giorni scorsi abbiano contratto la variante Delta che circola ormai da settimane sul territorio regionale. Per il centro Abruzzo al momento nella mappa della variante compaiono solo i due casi della base militare, che va ricordato, non ha alcun contatto con la popolazione esterna, proprio per il rigido protocollo di prevenzione approntato a tutela dell'incolumità degli interpreti. C'è attesa per il sequenziamento in atto per i tamponi positivi degli ultimi casi accertati a Sulmona, in particolare sul fronte dei giovanissimi e della Movida. L'arco temporale non è breve, per cui si saprà solo in seguito se si è trattato o meno di variante. Su 56 sequenziamenti di tamponi inviati all'Istituto Zooprofilattico di Teramo nel periodo 26-30 giugno, i cui risultati sono appena arrivati alla ASL, risultano 51 casi di variante indiana, il 91%, una nigeriana, due brasiliana, una inglese e una normale. Grazie alla copertura vaccinale, i sintomi sono lievi o del tutto assenti, a dimostrazione che il vaccino protegge dall'infezione nella maggior parte dei casi e dalla malattia nella quasi totalità, come ci ha ricordato Alessio Lorusso, virologo dell'IZS di Teramo, nel corso di una recente intervista rilasciata alla nostra emittente. Il vaccino è estremamente efficace nel prevenire la malattia clinica, ma il vaccino a sua volta è estremamente efficace anche nel prevenire l'infezione. Qual è la differenza tra infezione e malattia?
L'infezione è quando un paziente infetto, vaccinato per un determinato patogeno risulta positivo al patogeno stesso, ma essere positivi non significa assolutamente esserne malati, ma significa essere in grado di sostenere una leggera replicazione virale e di sostenere anche potenzialmente una leggera trasmissibilità. Quindi non dobbiamo preoccuparci se un paziente vaccinato risulta positivo a un tampone, perché è un fenomeno che può avvenire nel corso di una campagna di vaccinazione. È vero che è un fenomeno possibile, ma estremamente raro, perché il vaccino che noi facciamo è assolutamente in grado di proteggere in tanti casi anche dall'infezione. Quindi la vaccinazione protegge dalla variante Delta. Cosa invece bisogna dire? Che la variante Delta è estremamente efficace nel circolare nelle persone non vaccinate, ecco perché abbiamo molti casi nei giovani, ma soprattutto nelle persone che non hanno completato un ciclo vaccinale. E intanto Sulmona respira, anche se resta alto il rischio di nuovi fronti di contagio. Solo un nuovo caso è stato accertato oggi dalla ASL. Si tratta di un 51enne residente sul territorio comunale di Sulmona che non sarebbe legato con i nuovi focolai, per cui i suoi potenziali contatti sono da ricostruire e da tracciare. Domani è in programma l'ultima seduta dei tamponi molecolari all'incoronata prima del rientro in ospedale. Nelle prossime ore, come di consueto, avremo modo di elaborare i dati, di fare il punto della situazione. Ora torniamo sulla chiusura della statale Popoli Sulmona con il comune che scende in campo, chiede il pedaggio gratuito, il nostro servizio. Rendere gratuito il pagamento del pedaggio autostradale durante i lavori sulla strada statale tra Popoli e Sulmona, in cui almeno una corsia deve essere a scorrimento alternato, riaprire casello Bussi Popoli e la proposta della città, strada dei parchi ANAS, auspicando una sinergia tra loro al fine di individuare la migliore soluzione per agevolare il più possibile il traffico veicolare sulla statale interessata in questi giorni nel tratto Sulmona-Popoli dall'apertura dei cantieri. In merito alle problematiche sollevate dai commercianti delle associazioni sulmonesi riguardo l'attività di cantiere sull'importante arteria stradale che collega la Valle Peligna alla Val Pescara, che può comportare disagi, ci siamo attivati al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto in un periodo di ripresa dopo un anno difficile come quello che abbiamo attraversato, interviene vice sindaco Marina Bianco. Apprezziamo lo sforzo di ANAS nell'effettuare i lavori per la messa in sicurezza della statale strategica e comprendiamo che una sospensione comporterebbe non poche difficoltà legate a eventuali inadempienze contrattuali, ma chiediamo di garantire almeno il passaggio veicolare su una corsia a senso alternato. L'amministrazione comunale ritiene inoltre che, come avvenuto per altre realtà abruzzesi, un'iniziativa favorevole sia l'abbattimento del pagamento del pedaggio autostradale nel tratto specifico tra il casello Sulmona Prato La Peligna e quello di Bussi, che deve essere subito riaperto per la durata dei lavori previsti nel tratto interessato dal collegamento tra Sulmona e Popoli, finalizzato a agevolare il flusso automobilistico in questa situazione eccezionale. Abbiamo inviato una nota a ANAS e a Strada dei Parchi al fine di poter scongiurare disservizi per i lavoratori e garantire una viabilità in sicurezza per il nostro territorio. Ed ora la cronaca: va sotto casa del suo ex che si trova agli arresti domiciliari. Una sulmonese è stata denunciata per molestie. Una vicenda sui generis che balza alle cronache. Sentiamola nel nostro servizio. Avrebbe suonato al campanello del suo ex, ristretto agli arresti domiciliari, per aver violato il divieto di avvicinamento, lo avrebbe cominciato a molestare. È singolare l'episodio che balza alle cronache, che vede protagonista ancora una volta una coppia di romeni domiciliati in città, anzi una ex coppia. Lui si trova agli arresti domiciliari, lei è la parte offesa che avrebbe subito una serie di atti persecutori, da appostamenti e inseguimenti con tanto di telecamera a seguito, fino a quando si è ritrovata i freni dell'auto tranciati. Una persecuzione vera e propria che portò il tribunale ad emettere prima il provvedimento del divieto di avvicinamento, poi quello degli arresti domiciliari a carico del 44enne che avrebbe violato più volte la misura cautelare. Lo stesso, ristretto in casa con il permesso di presentarsi sul posto di lavoro, ha depositato in queste ore una denuncia querela in tribunale nei confronti della sua ex, poiché sarebbe stato raggiunto dalla stessa sotto casa. Debbo rilevare che, nonostante io sia rinchiuso ai domiciliari, la signora
si porta quasi ogni giorno nei pressi della mia abitazione. A volte a piedi mi mando il gesto di salutarmi, a volte con la propria autovettura suonando il clacson, ha scritto il 44enne nella querela, ipotizzando il reato di molestie, depositando foto e video che ritraggono la donna mentre suona a campanello e comincia ad inveire. Una storia che si apre a nuovi scenari. Al di là della specifica vicenda, va confermata l'importanza di portare avanti la battaglia contro la violenza domestica e di genere sul piano culturale. Differenziata al top, Pratola Peligna resta alla guida dei piccoli comuni ricicloni. Il comune di Pratola Peligna è per il quarto anno consecutivo il primo classificato tra i comuni sopra i 5.000 abitanti della regione Abruzzo per i dati sulla raccolta differenziata, con una percentuale dell'81,3% relativa all'anno 2020 e ancora in crescita rispetto ai rilievi precedenti. Il centro Peligno è stato premiato a Roma nell'ambito del concorso denominato Comuni Ricicloni, organizzato da Lega Ambiente con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Anche questa edizione si è svolta in diretta streaming dalla sala convegni del Nazionale Spazio Eventi di Roma. Condividiamo questo nuovo risultato con i nostri cittadini e la Diodoro Ecologia. È un premio che conferma la qualità delle scelte operate dall'amministrazione a partire dalla gara europea per l'affidamento del servizio. Un servizio che vince ogni anno la sfida dei costi offrendo vantaggi e migliorie rilevanti, dall'ecosportello alle buste gratuite per i cittadini che possono ritirarle presso una struttura funzionante ed efficiente. Dal numero maggiore dei ritiri per le utenze non domestiche, di pannolini e pannoloni, agli interventi di pulizia del verde pubblico e ai maggiori interventi di spazzolamento del centro storico. La politica portata avanti in questi anni, che ci ha consentito anche la riduzione della Tari, ha trovato quest'anno il conforto dei dati di Legambiente, un passaggio che ci riempie di grande soddisfazione, dichiarano in una nota il sindaco Antonella Di Nino e il consigliere comunale con delega all'ambiente Anthony Leone. Il mantra della ripartenza al grido di Yam Mo con la sfida alla frontiera del branch a Sulmona con i nuovi locali che sono stati inaugurati in queste ore. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Si chiama Yam Mo e nasce per valorizzare al massimo i prodotti del territorio, raccogliendo le esigenze dei turisti, introducendo il brunch. Non una semplice attività che apre in piena pandemia con i conti che non tornano e la crisi che prende sopravvento, ma molto di più. Quei due locali di Largo degli Orefici, situati di fronte alla Fontana del Vecchio, rappresentano il simbolo della ripartenza per il centro storico, per la città e per un settore fortemente provato dall'emergenza pandemica in atto. Il nome è tutto un programma. Allora, diciamo che Yam Mo per noi è un po' una ripartenza dopo sicuramente un periodo nel quale abbiamo tutti un po' sofferto. Noi veniamo già da un discorso di ristorazione e ci piaceva insomma chiudere il cerchio anche guardando un po' il discorso degli aperitivi, un aperitivo un po' diverso, un po' più di livello, ovviamente lavorando solo ed esclusivamente prodotti del territorio. L'idea insomma è questa, cerchiamo anche di accogliere quelle che sono le richieste dei turisti, quindi avere un po' di elasticità soprattutto nell'orario del pranzo, introducendo il brunch nel vero senso della parola, quindi questa colazione, pranzo, sempre però strizzando l'occhio ai prodotti del territorio. Siamo aiutati da tanti amici, da uno staff ormai consolidato, abbiamo il nostro chef Cesare Campaglione che ci supporta in tutto e per tutto, mio marito ha realizzato diciamo, tutta la struttura insieme a dei grandi nostri amici, abbiamo il designer di interni Pierluigi Marzi, Alfonso Mastrangeli che ha illuminato nel vero senso della parola tutte le nostre idee. Ragazzi che sono stati con noi sempre, Stefano, Ivan che ha sistemato tutta la parte esterna, Alessandro Iannarelli con il vivaio del seme che ha curato tutto il verde, perché questo io penso sia uno degli scorci più belli di Sulmona e andava sicuramente valorizzato. E io ho cercato insomma con l'aiuto di queste persone che sono prima di tutto nostri amici, ma di realizzare quello che era il nostro sogno e spero anche che sia il sogno di tutta la popolazione.
Per i clienti non mancherà una chicca, ovvero la possibilità di attingere acqua alla fonte, al vaschione in tal caso, attraverso delle brocche che saranno messe a disposizione dell'utenza. Federica e Gabriele puntano quindi sulla qualità, che è il vero segreto per sfondare in ogni campo, in ogni mestiere, perché la vera rivoluzione, come si legge nella vetrina del locale, è saper cogliere le opportunità. E allora, Yam Mo. Prima di chiudere invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.rv per essere aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. Tutti buon pomeriggio.